Strari, per chi non lo conosce, arriva dal Movimento 5 Stelle, conosce molto bene il Movimento 5 Stelle, esce dal Movimento 5 Stelle e in uno o due libri, non ricordo bene, uno di sicuro, racconta esattamente il metodo Casaleggio, Marco, è corretto, e soprattutto qual è la lettura di questo strappo che c'è stato con Casaleggio, Piattaforma Rousseau? Buongiorno, grazie Gaia dell'invito. Sì, sono due libri in cui io e Nicola Biondo raccontiamo il sistema Casaleggio. Io credo che la linea di faglia sia più che sulle politiche e sulla linea, sul rapporto con Casaleggio, che è il proprietario del partito di fatto. Attraverso l'associazione Rousseau, che l'articolo 1 dello statuto del movimento indica come l'unico possibile fornitore di servizi amministrativi del partito stesso, quindi dalla tesoreria alle attività di democrazia interna con la piattaforma Rousseau, appunto Davide è il proprietario del partito. C'è un problema per i parlamentari di seconda nomina che vogliono essere rieletti. Davide non vuole derogare alla regola dei due mandati e quindi si deve, come diceva giustamente l'altro ospite, trovare un nuovo equilibrio. Ma il problema è che Davide sta fondamentalmente agendo come broker di seggi e quindi non vuole perdere questo suo primato all'interno del partito. E tu, scusami, che fine prevedi, conoscendo bene appunto i meccanismi, gli uomini anche, no, dall'interno? Io credo che l'unico punto fisso sia che Davide non ha alcuna intenzione di rinunciare al partito, perché il partito gli permette di ottenere per le sue attività di imprenditore grossissimi vantaggi, evidentemente. Peraltro le regole e gli statuti gli danno ragione, tant'è che la settimana scorsa, quando Crimi ha dovuto rispondergli perché Davide aveva scritto un post sul blog delle stelle, ha dovuto utilizzare Facebook, dimostrando plasticamente chi comanda. Il capo del partito, che non può neanche utilizzare gli strumenti di comunicazione del partito per rispondere al suo fornitore, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi quello è il punto fisso. Sono d'accordo che si troverà un nuovo equilibrio, ma questo equilibrio lo determinerà l'esigenza di Davide di mantenere il suo ruolo. La figura di Di Maio, che appunto sappiamo, anche come ha detto Pedullà, no, è un ruolo che è diventato fondamentale, poi ha vissuto diverse stagioni, anche Di Maio è anche, diciamo così, abbastanza in bilico, oggi come pontiere fa un altro tipo di lavoro, insomma, è un 5 Stelle di governo. Sì, sicuramente. Di Maio ha un grosso vantaggio, lui ha fatto il vicepresidente del Consiglio, il ministro del lavoro, il ministro dell'industria, sta facendo il ministro degli esteri. Di Maio un futuro ce l'ha, quindi non ha tutta questa esigenza di essere ricandidato. Dovesse andare male per lui e per gli altri di seconda nomina e non potersi ricandidare, per lui in particolare non ha questo problema, perché un ruolo, un incarico in qualche istituzione, magari internazionale, lo trova. Quindi è chiaro che sta facendo la pontiere, perché è l'unico che può dialogare e trattare con Davide sostanzialmente alla pari. Non Di Battista? No, Di Battista, secondo me Di Battista sarà la carta di Davide nel momento in cui si dovesse decidere di passare la prossima legislatura all'opposizione. Davide pensa a 10 anni, fa l'imprenditore, ha un orizzonte temporale molto più lungo dei parlamentari, che sono terrorizzati da non essere rieletti, quelli che non possono essere rieletti e quelli che vorrebbero essere i candidati, quelli di prima nomina. Quindi Davide pensa a 10 anni, dicevo, e per lui stare un'altra legislatura all'opposizione non sarebbe un problema. In quel caso una figura come Di Battista, che anche in un potenziale direttorio, l'abbiamo visto, cioè insieme al ritorno al futuro del Movimento 5 Stelle, l'avevano già fatto il direttorio, sì. Non è stato mai un organo collegiale, è stato l'organo che ha permesso a Di Maio di diventare il capo politico, sarebbe la stessa cosa. In quel caso raccogliere voti urlando e promettendo il mondo, la luna e tutto il resto sarebbe facile per Di Battista.
Senti, quando è tanto, insomma, che si osservano i dissapori, i mal di pancia all'interno del Movimento 5 Stelle, quando sentiamo parlare di scissione, secondo te è una sponda, diciamo, qualcosa che può avvenire oppure no? Non penso che ci sarà una scissione. Penso che se i parlamentari che vogliono essere ricandidati non potranno essere ricandidati, se ne andranno, faranno qualcosa per cercare di essere rieletti, ma non ce la faranno. Non esiste la scissione nel Movimento 5 Stelle, esiste gente che se ne allontana perché non può ottenere quello che vuole. O gente che viene allontanata. O gente che viene allontanata, certo. Pedullà, la figura di Conte, che insomma è personaggio che...